Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi, come sempre, Antonella E Entrenò. Ugo Lombardi, buonasera. Saluto la regia, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, bentrovato. Buonasera, buonasera Antonella, grazie, ben trovati a tutti quanti. E chiedo a chi sta ascoltandoci di abbassare un po' il volume perché c'è un ritorno. Buonasera a tutti quanti dal Radio Saiuz e Network, che dopo elencherò tutto quello che devo elencare. Vai Antonella. Naturalmente, i saluti al network sono d'obbligo e diamo il benvenuto all'ospite di questo pomeriggio, il professor Nicola Grasso, docente di diritto costituzionale presso l'Università del Salento. Buonasera, professor Grasso, e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, professore. Buonasera, grazie a voi. Bene, col professor Grasso a brevissimo parleremo della legge elettorale, il Rosatellum conosciuto da tutti, che sta decisamente scaldando gli animi. Ricordiamo che quest'oggi è ancora in discussione al Senato, non abbiamo ancora aggiornamenti in merito. È una legge che al 99,9% si avvia all'approvazione definitiva, per cui sarà interessante capire assieme al professor Grasso la natura e chiarire se effettivamente questa è una legge incostituzionale come tanti sostengono. Per intanto passo la linea al nostro regista Rosario per i saluti al network e poi torniamo qui in diretta col professor Grasso. Prego, Rosario. Grazie Antonella. Allora di nuovo buonasera, buonasera al vostro ospite, il professor Nicola Grasso, benvenuto in questa piccolo network. Bene, allora partiamo subito. Ricordo a tutti quanti che questa trasmissione va in onda a reti unificate, quindi siamo su tutto il network, sulle nostre 11 web radio che sono Radio Saiuz, Radio Saiuz Classico, Radio Reno Web, Radio Isso, Radio Favaro Veneto, Modena Noi Radio, Radio Sismondi Libri, Radio Valdichiana, poi le ultime tre che sono Radio Amber, Radio Anche, Radio Indi. Ovviamente siamo presenti anche sulla web TV di Radio Science TV e sul nostro circuito su YouTube, sul canale YouTube, quindi potete anche vedere lì tranquillamente. Però non manca l'ultima chicca del nostro network, cara Antonella, che è il nostro media center www.saiuzmedia.it. Chiunque può entrare al nostro media center, basta che si collega all'indirizzo e come utente digita ospite senza mettere nessuna password, senza anzi non mettere proprio password, accedi e poi ha un mondo davanti, il mondo nostro dei Radio Science Network, ma anche ci stiamo un po' divertendo con inserire delle piccole emittenti locali, quindi chiunque potrà vedersi la propria TV di quartiere, diciamo di zona, senza nessun problema dal nostro Media Center. Con questo è tutto, Antonella, ti ripasso la palla. Grazie Rosario. Allora, torniamo nel nostro studio virtuale con il professor Grasso. Dunque, professore, questa è una legge elettorale che ha suscitato non poche polemiche e ci ha purtroppo anche fatto assistere a delle scene, tanto in Parlamento quanto in Senato, davvero molto poco edificanti. La prima contestazione che è stata mossa nei confronti di questa legge è stata la sua incostituzionalità, tanto da raccogliere 220.000 firme in petizione affinché vi sia una decisa e netta revisione. Ora, lei è un professore di diritto costituzionale, appunto, e probabilmente può aiutarci a comprendere se effettivamente si tratta di una legge incostituzionale che ancora una volta non consentirà ai cittadini di scegliere direttamente i suoi rappresentanti. Sì, per quanto riguarda le censure di costituzionalità, c'è da dire che questa legge potrebbe essere una legge che può incorrere negli stessi vizi che già hanno incontrato le precedenti le leggi elettorali, cioè il cosiddetto Porcellum e il cosiddetto Italicum, proprio perché viene reintrodotta ancora una volta la cosiddetta lista bloccata che tanti problemi ha fatto nascere, soprattutto in termini di mancanza di reale rappresentatività. Ora si cerca di ovviare alle censure che la Corte Costituzionale ha sollevato, individuando dei collegi piccoli,
perché appunto la sentenza, soprattutto la sentenza sul Porcellum, la 1 del 2014, diciamo, rimarcava soprattutto il fatto che la vastità dei collegi nei quali appunto venivano presentate liste bloccate di fatto faceva sì che il numero di candidati era molto elevato e quindi alla fine l'elettore non sceglieva il suo rappresentante. Ora si cerca di superare questa, appunto, questa censura presentando un numero ristretto di nominativi all'interno di queste liste bloccate, immaginando in questo modo di riuscire a dare una risposta in termini di costituzionalità ai vizi sollevati dalla Corte. C'è da dire che forse l'idea dominante anche nell'opinione pubblica è quella di tornare ad esprimere un po' delle preferenze, insomma, e quindi questo va contro un po' quello che è lo spirito che emerge anche dal sentimento generale dell'opinione pubblica. Professore, allora diciamo che l'incostituzionalità messa in evidenza non dipende dal fatto che ci siano o meno liste bloccate, ma dipende dal numero dei candidati che sono all'interno della lista. Sì, diciamo che la censura sollevata dalla Corte Costituzionale era proprio quella, cioè sulla vastità dei collegi e sull'alto numero di candidati presenti nel listino bloccato. Ora è evidente che in questo caso però subentrerebbe il problema che i due terzi del Parlamento verrebbero poi individuati col sistema delle liste bloccate, quindi alla fine l'esigenza di andare a individuare, a scegliere comunque col proprio voto un elettore, diciamo un proprio rappresentante dell'elettore possa scegliere un proprio candidato, quell'effetto viene notevolmente stemperato. Tra l'altro un'altra cosa che dà dei dubbi più che sulla costituzionalità, sul rispetto di quelle che sono le procedure parlamentari e anche una correttezza costituzionale, il fatto che appunto questa legge viene approvata con un voto di fiducia, che è estremamente irrituale se non poco corretto nei confronti delle prerogative del Parlamento, anche perché i precedenti che nella storia del nostro Parlamento, in quali c'è stato un voto di fiducia sulla legge elettorale, sono veramente poco edificanti. Parliamo della legge Acerbo approvata durante appunto il periodo fascista e parliamo della legge Truffa che fu approvata dalla Democrazia Cristiana, quindi sono diciamo dei precedenti poco edificanti, e a questo tra l'altro si aggiunge il fatto che ci troviamo dinanzi ad una legge elettorale approvata in prossimità del voto, cosa che viene sconsigliata anche dagli organismi che fanno un po' da vigilanza sul corretto svolgimento delle elezioni nel mondo, e questi hanno segnalato che è profondamente inopportuno modificare la legge elettorale ad una distanza di tempo così breve rispetto al periodo dell'elezione, perché in fondo c'è il sospetto che chi in questo momento governa o comunque la maggioranza in Parlamento modifichi le leggi elettorali per trarne un certo vantaggio, tra l'altro cosa che è accaduta anche col Porcellum alla fine del 2005, in prossimità del voto del 2006. Tra l'altro questo sottrae questa legge elettorale al giudizio della Corte Costituzionale, quindi i tempi tecnici sono talmente ristretti che un eventuale giudizio di costituzionalità potrebbe avvenire solo dopo che si sarà votato, col rischio che se questa legge venisse considerata incostituzionale ci ritroveremmo di nuovo con un Parlamento eletto applicando una legge che come il Porcello, esattamente come il Porcello. Professore, tra l'altro prego professore. No, prego. Volevo tornare un attimo indietro anche per i nostri ascoltatori. Questa è una legge che prevede la elezione alla Camera di un terzo maggioritario e di due terzi in maniera proporzionale. La preoccupazione di alcuni partiti come quello dei Grillini è che questa legge non consentirà una formazione maggioritaria. Questa preoccupazione viene sentita maggiormente dai Grillini. Come mai, secondo lei?
Allora, il meccanismo è uniforme sia alla Camera che al Senato, cioè un terzo dei seggi, precisamente 232 alla Camera e 102 al Senato, saranno eletti con il maggioritario uninominale, cioè chi vince prende più voti. Chi vince, chi prende più voti, un po' come accadeva col vecchio Mattarello. Soltanto che si tratta di una percentuale piuttosto esigua, diciamo così, di parlamentari. I due terzi invece verrebbero eletti, quindi diciamo una maggioranza piuttosto ampia, con il sistema proporzionale con le liste bloccate. Ora, è chiaro che i sistemi elettorali ognuno li fa immaginando di trarre un vantaggio, poi tante volte le urne anche un po' smentiscono quelle che sono le previsioni della vigilia. Il Movimento 5 Stelle ha contestato questo sistema elettorale perché con un proporzionale puro, diciamo così, così come era emerso, così come era quello che vige tuttora, tanto che la legge non è stata ancora approvata, ossia con l'italicum e il consultellum, diciamo l'italicum depurato dalla sentenza della Corte e il consultellum, avremmo adesso un proporzionale puro che darebbe una fotografia esatta del paese, quindi il Movimento 5 Stelle potrebbe ambire, base a quelli che sono i sondaggi, a essere il primo partito del paese. Ora, con questo nuovo sistema elettorale, e quindi avere una rappresentanza in Parlamento proporzionata a quelli che sono i voti, quindi avere una rappresentanza molto, molto sostanziosa. Adesso invece, con questa nuova legge elettorale, siccome il Movimento 5 Stelle corre da solo nei collegi uninominali, diciamo che le sue possibilità di successo dovrebbero essere più ridotte, perché le coalizioni che si andrebbero a formare sia al centrodestra che al centrosinistra potrebbero essere vincenti, tant'è che molti prefigurano che al nord tutti questi collegi uninominali saranno appannaggio, in questi collegi vincerà il candidato del centrodestra, quelle che sono le previsioni. Chiaro che sono tutte previsioni che però possono essere tranquillamente smentite, perché potrebbe tranquillamente accadere che se il Movimento 5 Stelle dovesse presentare dei candidati comunque rispettabili, che comunque se la possono in qualche modo avere presa sull'elettorato, perché no, potrebbero anche vincere nei collegi uninominali. Quindi la partita è da giocare, così come appare adesso sembrerebbe proprio una norma tesa a ridurre la presenza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e in parte anche dell'MDP, che in qualche modo verrebbero svantaggiati o verrebbero in qualche modo obbligati a coalizzarsi per avere qualche seggio nei collegi uninominali. Ma infatti questo tipo di votazioni, diciamo, queste caratteristiche dovrebbero essere, come diceva lei prima, avvantaggiati i candidati che non solo riescono a stabilire contatti, rapporti con altri partiti, ma anche quelli che sono più conosciuti sul territorio. Questa prerogativa i grillini credo che non l'abbiano ancora conquistata. Sì, questo è un sistema, potremmo un po' paragonare a quello che si utilizza per l'elezione del presidente della giunta regionale, diciamo nelle regioni a statuto ordinario, cioè concorrono tutti i candidati e ovviamente chi ha più voti vince, quindi indipendentemente dal numero dei voti, e questo ovviamente porta delle forze a coalizzarsi. È chiaro che la coalizione che assomma il maggior numero di voti dovrebbe vincere, però se si dovesse presentare qualche soggetto che proviene dalla società civile, che sia magari stimato, rispettato, questo potrebbe vincere magari al di là di quelli che sono i voti sommati dalle singole coalizioni. È chiaro che il Movimento 5 Stelle sembrerebbe al momento meno, come ha detto lei giustamente, meno radicato, comunque sembrerebbe avere degli esponenti meno conosciuti sul territorio, e quindi questo sembrerebbe svantaggiare, ma questo è quello che appare oggi. Non è detto che magari andando alla competizione elettorale il Movimento 5 Stelle tira fuori dei candidati
che hanno comunque consenso nell'elettorato e magari vincere nei collegi uninominali. Io credo che la partita sia sempre comunque aperta e non bisogna mai sottovalutare il fatto che il corpo elettorale, per quanto si possano prevedere le sue scelte, non è mai possibile prevederle al 100%. Tra l'altro la storia è piena di esempi in cui sistemi elettorali pensati per su misura per garantire la vittoria a un certo gruppo, a questa coalizione, poi si sono rivelati del tutto inadeguati, hanno prodotto risultati ed effetti diversi rispetto a quelli auspicati e sperati. Professore, rispetto al sentire comune di cui lei parlava poc'anzi, c'è da dire che in effetti questo è un momento particolare perché si sta tornando un po' nelle piazze, la cittadinanza sta cominciando ad avere una maggiore consapevolezza del proprio potere elettorale, definiamolo così, ma rispetto alla esiguità del tempo che ci divide dalla prossima tornata elettorale, corriamo secondo lei ancora una volta il rischio di essere sanzionati dall'Europa come è successo in Bulgaria qualche anno fa? Ricordiamo che anche in Bulgaria ci fu la promulgazione di una legge elettorale a pochissimi mesi di distanza dalle tornate elettorali e fu sanzionata per questo. Corriamo lo stesso rischio? Ma diciamo che il rischio della sanzione quantomeno morale c'è, nel senso che la situazione è esattamente la stessa. È chiaro che poi ogni paese sul sistema, ogni Stato sul proprio sistema elettorale ha piena sovranità, quindi diciamo non si va oltre quello che è un ammonimento, diciamo così, in ordine a quelle che sono delle buone pratiche di condotta democratica. È vero che questo problema c'è, ma è un segnale molto allarmante del distacco che c'è tra società civile e Parlamento, o quantomeno, per essere forse più precisi, di una certa crisi della democrazia rappresentativa, crisi che appunto trova la sua espressione più chiara e più visibile nelle leggi elettorali. Le leggi elettorali, soprattutto dal cosiddetto Porcellum in poi, sono diventate degli strumenti non per garantire il massimo della rappresentatività, ma sono diventati elementi per garantire i gruppi dirigenti di singoli partiti. Questo è chiaro, va detto con molta chiarezza, tant'è che il fenomeno delle liste bloccate ha determinato un paradosso per cui la scelta dei rappresentanti non è più devoluta all'elettore, ma è totalmente affidata alle segreterie di partito, per cui il fenomeno cosiddetto della casta si è ulteriormente amplificato, cioè del distacco che c'è tra elettori ed eletti, proprio perché l'eletto, mentre fino a quando c'erano delle leggi diverse, l'elettore in qualche modo si riconosceva nell'eletto e in qualche modo gli riconosceva appunto un ruolo di guida, di leader, comunque di espressione di interessi e di valori che in qualche modo erano comunque provenivano dal basso. Adesso invece questo legame si è completamente spezzato, tant'è che i futuri i soggetti che aspirano alla candidatura non hanno interesse a coltivare l'elettorato o comunque a cercare di rappresentare i bisogni, le esigenze, gli interessi dell'elettorato, ma esclusivamente puntano a curare i rapporti con i leader dei partiti, perché è dalla loro scelta che dipenderà il fatto di essere messi nel listino e il fatto di avere un'elezione pressoché garantita. Tra l'altro questa legge ha come fenomeno ulteriormente peggiorativo il fatto che ci si può candidare, se non vado errato, fino a 5, ciascuno può candidarsi fino a 5 collegi proporzionali, il che ovviamente rende pressoché certa la candidatura di chi in qualche modo si candida, per cui se non viene eletto in una regione viene eletto nell'altra, se non viene eletto in una circoscrizione viene eletto nell'altra, quindi è veramente, questo sorprende, il fatto che mentre l'opinione pubblica e la società civile chiedono a viva voce di avere più rappresentatività anche
potendo scegliere un proprio candidato, la risposta che viene data è cerchiamo di blindare quanto più possibile gli eletti, anche con meccanismi di garanzia assoluta, come sono quelli previsti da questa norma che il Parlamento si accinge ad approvare. Questo non fa altro che aumentare il distacco tra elettori ed eletti, con conseguenze di parlamenti sempre meno autorevoli, sempre più ostaggio dei governi, con conseguenze molto molto gravi sul principio di rappresentatività, e poi che è l'essenza stessa della democrazia per come la conosciamo noi. Infatti noi ci eravamo illusi, professore, che i nostri parlamentari avessero imparato a fare da soli. Il primo Rosatellum infatti imitava un po' il 50-50 nominale, il 50%, imitava un po' il sistema di voto tedesco. Poi però c'è stato il Rosatellum 2, che ha fatto, diciamo, ha dato maggiore dominanza alla proporzionalità. Tutto questo fa intravedere, secondo lei, la necessità che poi dopo le votazioni debbano comunque per forza fare accordi i partiti di destra con quelli di sinistra e con i vari cespugli? Ma guardi, il fatto che il sistema sia un sistema, ci sia una forma di governo parlamentare, di fatto rende pressoché necessario, abbinata ad un meccanismo di voto proporzionale, rende pressoché necessaria l'accordo tra più partiti, posto che in un sistema così congegnato è molto difficile che un'unica lista raggiunga la metà più uno dei voti e quindi dei seggi. Per cui l'idea di doversi accordare in una democrazia parlamentare come la nostra, e quindi con un governo peraltro parlamentare, non è così scandalosa, diciamo così, laddove appunto è un elemento pressoché necessario di qualunque sistema proporzionale. Anzi, più il sistema va verso il proporzionale puro, più la necessità di trovare un accordo tra le forze politiche aumenta. Noi ricordiamo che nella cosiddetta Prima Repubblica i governi erano tutti governi di coalizione, e quindi le varie forze politiche, siccome nel sistema proporzionale tanti voti corrispondono a tanti seggi, diciamo, bisogna mettere insieme tanti partiti fino ad arrivare alla famosa maggioranza. Ora è chiaro che il proporzionale, però, in un sistema tripolare come quello attuale, o comunque grosso modo tripolare, il proporzionale riesce meglio, a mio modesto avviso, a rispecchiare quella che è quello che è il paese. Il sistema maggioritario invece si presta di più nei paesi che sono più di tradizione bipolare, come i paesi anglosassoni, come gli Stati Uniti. Questo sistema del Rosatellum fa una sorta di minestrone, mischia maggioritario con il proporzionale, secondo me sommando poi alla fine tutti i difetti del maggioritario e tutti i difetti del proporzionale, perché il difetto del maggioritario è che garantisce scarsa rappresentatività, per cui nei collegi uninominali ci si mette d'accordo anche tra persone che non la pensano esattamente allo stesso modo, pur di arrivare prima. Nel sistema proporzionale il difetto qual è? È della scarsa governabilità, per cui bisogna mettersi d'accordo, diciamo, dopo il voto, e quindi con una frammentazione che avviene prima del voto. Questo sistema misto diventa molto, diciamo, molto pericoloso, comunque crea parecchia confusione, soprattutto in un meccanismo che è oggettivamente tripolare come quello attuale, dove di fatto il rischio che si corre è che appunto una delle forze politiche, quindi in questo caso il Movimento 5 Stelle, non avendo nessuna possibilità di coalizione, perché per sua natura si presenta sempre in modo autonomo, va a perdere nel maggioritario ciò che invece nel proporzionale manterrebbe, almeno secondo quelle che sono le previsioni. L'accordo probabilmente ci sarà, ma ci sarebbe stato comunque anche in un sistema maggioritario e anche in un sistema totalmente proporzionale, perché trovo difficile, ripeto, oggi prefigurare una situazione in cui una lista o anche una coalizione di liste raggiunga il 50% in un sistema proporzionale puro.
vizi, poi si dovesse andare un maggioritario puro. Professore, scusi se la interrompo, secondo calcoli forse basterebbe raccogliere il 40% dei voti per poter accedere al governo, insomma, per poter governare. Parlo di questo sistema Rosatellum 2. Sì, certo, perché diciamo i due terzi del Parlamento rispecchierebbero quelle che sono le proporzioni, e quindi diciamo occhio e croce 30, 30 e 30, là, diciamo 33, 33, 33, no? Sì. Dopodiché a questo 33 va aggiunto quel 17,01% che manca per arrivare a 50. E quello giocherebbero le due maggiori coalizioni in quella parte di Parlamento che viene scelta col sistema maggioritario. Per cui a quel punto basta che una delle due liste prenda in quei 102 seggi del Senato la metà per arrivare al 50%. Cioè, non so se è chiaro, è un po' complicato, sono oggettivamente complicati, però è chiaro che questo maggioritario, questo terzo, diciamo, questi 232 collegi alla Camera e questi 102 collegi del Senato, sì. Fossero appannaggio di un'unica coalizione o una coalizione si prendesse la metà o i due terzi di questo pacchetto di voti del maggioritario, automaticamente arriverebbe al 50% dei seggi, pur avendo magari a livello di voti popolari, ecco, non più del 40%, avendo il 33%, diciamo così. Non so se quindi ci troveremmo in una situazione più o meno simile a quella degli Stati Uniti d'America, anche se con le dovute proporzioni, in cui si troverebbe a governare una forza politica che non ha ha una maggioranza fittizia, cioè nel senso che è una maggioranza costruita sulla base di questa architettura, cioè somma i voti del proporzionale con quelli del maggioritario, che ovviamente vanno presi non contano esattamente tanto quanto valgono, ecco, hanno un peso maggiore, ecco. Diciamo così, lì basta vincere di un voto in qualunque collegio, in ciascuno dei collegi per prendere il seggio stesso. Quindi questo altera fortemente la rappresentatività reale che c'è all'interno del paese. Vabbè, vediamo domani. Quindi quel 33% scende del partito che non prende, diciamo, del partito della coalizione che non prende nessun seggio, sì, in sede maggioritaria scende, invece chi prende i collegi, chi prende i seggi in sede maggioritaria, quel 33% sale fino a diventare potenzialmente maggioranza. Quindi è vero che può essere che con il 40% dei voti si potrebbe riuscire ad avere la maggioranza assoluta dei seggi. Perfetto, professore, noi la ringraziamo, sappiamo che alle 19 ci deve salutare, insomma, e la ringraziamo perché sono certa avrà fatto un po' di chiarezza, perché le tante polemiche, le tante bagarre avranno sicuramente disorientato. Nel nostro piccolo abbiamo tentato comunque di dare un'indicazione maggiore. Grazie al professor Nicola Grasso. Giusto per chiudere, volevo dire, sì, che il problema reale, al di là di quello che sarà il merito, cioè chi prenderà più voti o meno voti, è un problema di metodo. Cioè il metodo scelto per approvare questa legge elettorale è veramente molto difficile da condividere, perché l'aver previsto un voto di fiducia su un tema di così delicato e di strettissima prerogativa parlamentare come è la legge elettorale, ritengo che sia una cosa veramente molto grave, tra l'altro con l'aggravante che il governo ha messo sulla fiducia su un disegno di legge che non è il proprio, ma è di iniziativa parlamentare, che è un'ulteriore anomalia all'interno di quelle che sono le normali dinamiche dei rapporti governo-parlamento. Quindi questo deve far riflettere, oltre appunto al fatto appena ricordato che non è corretto approvare una legge elettorale a così breve distanza dal voto. Quindi è proprio, va criticata sul piano del metodo questa scelta, che veramente chiude nella maniera peggiore possibile una legislatura, sì, veramente complicata, diciamo così. Però una considerazione dobbiamo farla: i politici a cui noi guardiamo con tanta ammirazione potrebbero anche decidere
per essere coerenti magari col suo pensiero, potrebbero decidere di non esserci, oppure potrebbero decidere di non esserci per un po', e questo potrebbe aiutare a non portare avanti una decisione che viene fatta con il voto di fiducia. Assentarsi non è... Sì, cioè i parlamentari sono tutti d'accordo, l'accordo l'hanno già fatto prima, e se sono tutti d'accordo, ma potrebbero anche non esserlo, e per questo domani credo che il voto sia palese, perché devono guardarsi in faccia, devono vedere chi vota e chi non vota e come votano, perché sennò potrebbero assentarsi e quindi vanificare la votazione. Però sono tutti d'accordo, quindi. Ma mi sembra che, voglio dire, basti poco, cioè basterebbe che il Parlamento ritrovasse un rigurgito di orgoglio, ma non di orgoglio, cioè ritrovasse quella che è la sua razza, la sua, infatti, anche perché, voglio dire, un'eventuale caduta del governo, facciamo finta che il Parlamento decide di non votare la fiducia, il governo si dimette, il Parlamento viene sciolto, si tratterebbe di anticipare lo scioglimento di qualche mese, quindi la conseguenza non sarebbe neanche così catastrofica. In realtà mi sembra che ci sia proprio un disegno molto chiaro di conservazione dell'esistente, che è questo, professore, soprattutto di creare un gruppo di persone che saranno sempre comunque in Parlamento attraverso il listino bloccato. Questo è quello che secondo me è quello che più va rimarcato in senso negativo. Perché poi sull'esito del voto magari noi prefiguriamo degli scenari che alla fine non si verificheranno, però è molto grave il metodo che non è un rispetto dei ruoli istituzionali che dovrebbero avere Parlamento e Governo. Il Governo non deve, proprio una di quelle poche cose che dovrebbero essere rispettate nel rapporto fra Parlamento e Governo. Il Governo già due volte in questa legislatura, prima di tutto, ha approvato un disegno di legge costituzionale, anche quella stretta prerogativa del Parlamento, e lì il corpo elettorale ha dato una risposta. Però resta fermo il fatto che un governo non dovrebbe assumere un'iniziativa legislativa in materia costituzionale, né tanto più dovrebbe porre la fiducia su un progetto di legge di iniziativa parlamentare sulla legge elettorale. Questo, ripeto, è un fatto che, al di là degli schieramenti, al di là dei vantaggi e degli svantaggi che forze politiche immaginano di avere, è una cosa che sul piano della correttezza costituzionale va rimarcato in senso molto negativo. Grazie professore, e buon lavoro, ci risentiremo. Grazie a voi, spero di essere stato chiaro, però la materia, certo, diciamo, si presta poco una chiarezza, però sì, magari, si fa quel che si può. Se lei fosse disponibile magari la prossima settimana anche per un brevissimo commento, considerato che sicuramente domani avremo notizie in merito definitive, per cui anche per un brevissimo commento saremo lieti di riaverla come nostro ospite. Per intanto la ringraziamo personalmente, grazie. Le auguriamo buon lavoro. Buon lavoro professore. Grazie molte, buon lavoro a voi, grazie per l'ospitalità. Grazie. Allora, Rosario, sappiamo che i nostri amici Walter Paron e Massimo Bonella sono in attesa di essere con noi in diretta. Sì, li sto tirando dentro proprio in questo momento, cara Antonella. Massimo è già in linea, credo, con noi. Massimo, ci sei? Una cosa però volevo sottolineare, non abbiamo avuto modo di chiederlo al professor Grasso o di commentarlo, per meglio dire, con lui, ma considerato che non c'era assolutamente un vuoto normativo, nel senso che noi una legge elettorale ce l'abbiamo, precedente al Rosatellum 2, voglio dire, non si capisce la ragione di una proposta di discussione di legge, perché la legge elettorale con quella finanziaria è uno dei momenti più importanti di una qualsiasi democrazia, per cui una legge fatta su due piedi a pochissimi mesi di distanza dalle votazioni in effetti va un po' a consolidare quella che era il pensiero espresso dal professor Grasso. Comunque magari, se lui potrà, la prossima settimana ci farà un ulteriore commento rispetto alla certa approvazione di questa legge elettorale davvero molto discutibile. Allora, chi abbiamo? Walter o Massimo? Massimo e Walter, sono tutte e due. Senta, però allora,
Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo, ciao Massimo. Ben trovato. Sì, ciao Massimo. Buonasera a tutti e un saluto anche al caro amico Walter Paron. Ciao Massimo. Appunto, ciao. Salutiamo Walter. Walter Paron dell'associazione Il Sicomoro. Ciao Walter. Ciao a tutti, ciao. Bene, allora do la linea a Massimo Bonella per le anticipazioni news e poi con Walter discuteremo un po' quella che è la situazione internazionale, calda, caldissima su tanti tanti fronti, Walter. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Bene, Massimo, ti passo la linea per gli ultimi aggiornamenti, prego. Benissimo, grazie Antonella Intranò. Prendiamo la linea qui dalla redazione di Venezia, di PianetaOggiTV.net, che è un po' anche rappresenta la redazione di RST Radio Science TV di Treviso. Saluto alla regia centrale Rosario Moreno. Dunque, innanzitutto c'è un lancio dalla televisione, giusto per citare la fonte, per quanto riguarda questa legge voto. Sì, Senato a quinta fiducia. Allora, via libera dell'Aula del Senato anche alla quinta fiducia, l'ultima posta dal governo sull'articolo 6 della riforma elettorale, norme transitorie ed entrate in vigore. Il sì sono stati 145, i no 17, nessun astenuto. I presenti erano 170. I votanti 162. Il voto finale sull'intero provvedimento è previsto domani. Ed ora veniamo alle anticipazioni per quanto riguarda il nostro notiziario Istria Oggi, che andrà in onda alle 19.45 qui da Radio Science TV. Dunque parleremo di Slovenia e Croazia, il Comites di Barcellona in visita alla comunità nazionale italiana. Cividale, coinvolgimento politico delle minoranze, Gorizia, Interreg Italia-Slovenia, l'IPIC, comunità italiana di Laurana in visita, Firenze e Siena, alunni della comunità nazionale italiana in viaggio, Fiume, poesia a Palazzo Modello. Poi ci sono alcune flash da Abbazia, Buie, Capodistria, Lignano, eccetera. Alle 19.11 restituisco subito la linea ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Noi ci sentiamo alle 45 per il notiziario Istria Oggi. A voi. Grazie Massimo. Allora, torniamo in compagnia di Walter Peron dell'associazione Il Sicomoro. Walter da sempre si occupa e preoccupa, mi viene da dire, di studiare la situazione internazionale. Come dicevamo poc'anzi, Walter, i fronti aperti sono davvero tanti. Partiamo da quello più vicino alla nostra nazione, partiamo dalla Catalogna, da quello che sta accadendo in Spagna, una spinta separatista e indipendentista, Walter, che sembra aver contagiato tutta l'Europa. Ora, al di là della situazione di merito nello specifico, ma ti chiedo, secondo te queste spinte che abbiamo registrato anche nel nostro paese con l'ultima tornata referendaria, magari Massimo, se dopo ci vorrei dire qualcosa in merito, visto che il Veneto è stata la regione che maggiormente ha partecipato a questa tornata referendaria, ti chiedo Walter, queste spinte separatiste, questo desiderio di lasciarsi in un certo qual modo, è l'espressione di una Europa che ormai non può più reggere solo su canoni finanziari, ma che ha necessità di darsi un corpo costituzionale politico preciso? Beh, certamente, intanto ciao a tutti. Certamente la situazione della Spagna è proprio così, ma capiterà anche in altre parti, perché questo è solo il primo inizio, quello più eclatante, diciamo, perché è cominciata la Grexit, poi la Brexit, poi e tanti altri. C'è un malcontento nel popolo. Purtroppo la politica europea ha fallito su tutti i fronti. I trattati, a partire da Maastricht, Lisbona 1, 2, hanno fallito tutti quanti. Perciò la gente è scontenta e ha voglia di ribellarsi, di uscire dai governi che sono in grande parte corrotti. Purtroppo qui in Italia ancora non c'è questo sintomo, ma
prima o dopo capiterà. C'è già era la Lega che voleva fare questa divisione, anche se tutto sommato adesso con la nuova, il nuovo sistema elettorale, loro sono qui da noi si dice culle braga, perciò non, forse hanno lasciato ricordando perdere. Che siamo in onda anche nell'internazionale, vogliamo fare una breve traduzione di questo? Sì, sono, vanno a braccetto con i, ecco. I governanti, i governanti del PD. Vedo che hanno votato sì per il sistema elettorale, Forza Italia anche, di conseguenza gli va bene tutto quello che fa il governo. Probabilmente hanno, hanno avuto qualcosa in cambio, non vogliono più la secessione. Allora dicevo, Walter, noi diciamo forchetta e cucchiaio, più o meno. È più elegante la vostra. Va bene. Il concetto è lo stesso. Walter, invece, rispetto alle notizie molto poco rassicuranti che arrivano sulla crisi tra Stati Uniti e Corea, i B-52 di cui sentiamo parlare nell'ultimo periodo, cosa sono? Un avvertimento? Uno spauracchio? Ma tutti e due stanno facendo la voce grossa, uno fa la voce grossa da una parte, uno la voce grossa dall'altra, però sai, si fa fatica a giudicare tutta questa faccenda, perché poi vieni a sapere che in Corea c'era un'azienda che produceva dollari pagata dalla CIA, e allora ti viene da dire, ma questi sono i nemici dell'America o sono alleati? Fanno finta o fanno per davvero? Una cosa preoccupante è il contesto, tutto attorno a quello che sta succedendo. Il Giappone che vuole modificare la sua costituzione per potersi riarmare e difendersi da un'eventuale guerra atomica. E il Giappone dovrebbe essere il primo al mondo a dire no alle bombe atomiche, invece non è così. Hanno pagato un carissimo prezzo in passato, certo. Sì, con il prezzo che hanno pagato, con quello che stanno pagando ancora, perché non è che il prezzo è scaduto, stanno pagando ancora. E invece hanno paura, dicono, ma sono alleati dell'America. Certamente l'America fa la voce grossa, vuole distruggere la Corea, perché se effettivamente un pazzo dovesse buttare una bomba atomica, ci sarebbero 20 milioni di morti, insomma, a occhio e croce, perché Trump ha detto distruggeremo la Corea se sarà necessario, se non smetterà. Ma la Corea cosa ha fatto in fin dei conti? Si è armata con le armi nucleari? Beh, allora dovremmo dire all'America, la prima sei tu che hai le armi atomiche. Tutta la faccenda serve solo ad una cosa: rendere più debole la Cina. Il grande nemico dell'America è la Cina, tutto il resto è un contorno, anche se il contorno può costare milioni di morti. È un contorno molto pericoloso. Ma secondo te, Walter, l'azione che sta portando avanti Tillerson, il tentativo comunque di continuare a mantenere un dialogo, è meritevole di speranza oppure no? Sì, quando si parla c'è sempre speranza, perché finché si parla non si spara. Ma chi è che parla? Sono gli stessi che dicono di bombardare. Io vedrei più il dialogo che cerca di fare Putin. Sì, ma cerca in qualche modo di mettere d'accordo tutti quanti, cerca di placare un po' questa cosa. Ma qualcuno sta lanciando dei missili, eh? Non è? Cioè, quelli parlano, ma ci sono alcuni che lanciano missili. E quindi anche il Giappone è preoccupato, no? Sì, è preoccupato il Giappone, è preoccupata la Corea del Sud. Dopo bisogna vedere anche
che missili lancia la Corea del Nord, dove li lancia, come li lancia, che missili sono, chi glieli ha dati, li ha fatti lui, non li hanno fatti loro. Le armi nucleari lanciano missili. Beh, no, quelli che lanciano non sono missili nucleari, no? Lancia missili o fa esperimenti, ma gli esperimenti chi è che non li fa? Non li fa la Russia? Sì che li fa la Russia. Non li fa la Cina? Sì che li fa la Cina. Non li fa l'America? Ne ha fatti talmente tanti. E loro vogliono la bomba atomica. Io non approvo la bomba atomica, cerchiamo di capirci, ma non posso dire io America a uno Stato come la Corea, uno Stato sovrano che sia dittatura, non mi riguarda, riguarderà chi ci abita. Se vogliono ribellarsi alla loro dittatura lo facciano, o se chiedono aiuto come ha fatto la Siria con la Russia, e questo è un altro discorso. Nessuno ha chiesto aiuto agli americani e gli americani invadono. Ma allora perché invadono uno Stato sovrano? La mia domanda è questa: perché tacciano per stati canaglia certi stati? Perché? Chi lo dice? Lo Stato canaglia più canaglia al mondo è l'unico che ha usato le bombe nucleari, sono gli Stati Uniti. Altri che le ha usati sulle persone, altri li hanno usati per esperimenti, ma non sulle persone. Allora, il primo Stato canaglia sono gli Stati Uniti, che decidono che gli altri stati, la Libia era uno Stato canaglia per il terrorismo. Quale terrorismo? Sono tutte propagande, perché l'America vuole sottomettere, perché distruggere è una parolona, vuole sottomettere la Cina, che sta prendendo in mano tutto il mercato economico mondiale. Al momento ne ha una buona fetta, diventerà lei l'altro buona parte del debito pubblico americano. Oltretutto, siccome la Cina ha una montagna di trilioni di dollari che deve spendere, perché sa benissimo che fra poco non varranno più nulla, allora prima che non valgano niente, che siano carta straccia, li deve spendere acquistando quello che può acquistare. L'Africa ne ha già acquistata una buona parte, e tante altre cose. Perché questo? Perché stanno cambiando la moneta di scambio dal dollaro. Già qualcuno sta cominciando a passare al yuan o altre monete. Rispetto al ruolo della Russia, di cui accennavi poc'anzi invece, Walter, forse bisognerebbe così fare un approfondimento maggiore in merito, cercare di capire un po' meglio qual è la posizione di Putin, che tra l'altro è andato in onda in Italia con un'intervista realizzata da Oliver Stone, se non sbaglio, qualche tempo fa. E in quell'intervista ha detto delle cose molto molto precise, tra cui la politica espansionista colonialista non può durare ancora molto. Ma se intendeva quella dell'Occidente? Sì. Sì, non durerà molto, perché l'Occidente dal 2001, l'impero occidentale è morto. Dalla distruzione delle Torri Gemelle, lì è cominciato il declino dell'impero, chiamiamolo così perché così è stato chiamato. E Putin non ha intenzione di invadere, da quello che si vede e si capisce, non ha intenzione di invadere nulla e nessuno, ma non vuole neanche essere invaso, e questo è corretto, no? Cerca invece di fare gli affari suoi, nel senso gli affari della Russia, in Medio Oriente, in Cina e in altre parti del mondo, cerca di fare i suoi affari, certamente. Anche questo è un dato di fatto, ma è scontato, insomma. Ma non gli interessa la guerra, lui vuole fare affari. Soldi, economia e basta. Lui sa benissimo, Putin sa benissimo, che al momento se fa una guerra
contro l'America o è nucleare o l'ha già persa, perché non ha la forza militare che hanno gli Stati Uniti, ma lui ha una forza nucleare che non è certo seconda all'America. Di conseguenza, o la guerra è nucleare, allora distruggiamo tutto e sparisce anche la Terra, punto di domanda, dopo no? Vediamo con altre cose. Oppure se devono fare una guerra tradizionale o quasi tradizionale, la Russia sa benissimo che l'avrà molto dura, perché gli americani sono dappertutto. Dobbiamo insomma metterci lì alla finestra e guardare un po' che cosa accade, cercando di monitorare il più possibile. Walter, un'ultima rapidissima domanda che però riguarda l'attività della vostra associazione, il Sicomoro. Il 4 novembre avete organizzato assieme all'associazione Piano B la presentazione di un libro. Sì, il libro del giornalista di Antimafia 2000 Aaron Pettinari, quel terribile 92, vogliamo presentarlo perché è interessante sapere 25 voci che raccontano quel momento, quel fatidico momento. È un bel libro, facile da leggere, però quel terribile 92 per noi è molto di più del libro di Aaron. Quel terribile 92 è una strage di Stato, e anche qui ne avremmo da dire molto solo sull'Italia, senza uscire. Certo. E vuoi dire ai nostri ascoltatori che magari sono in zona quando, dove, a che ora? Allora, il 4 novembre, sabato 4 novembre, giusto? Sì, sabato 4 novembre alle ore 20:45 al bocciodromo di Torre di Pordenone in via Musile numero 1. Perfetto. Se qualcuno vorrà anche fermarsi a cena dopo, lì c'è la possibilità su prenotazione di farlo, insomma. Bene, saranno presenti naturalmente Aaron Pettinari e c'è anche Giorgio Bongiovanni, naturalmente, ecco, direttore di Antimafia 2000. E se non erro è anche previsto l'intervento telefonico dell'attrice Annalisa Insardà. Sì. Se lei sarà disponibile, libera, certo. Lei ci ha detto di sì, ma sai. Il moderatore della serata invece sarà Alviano Appi, quindi Appi Altano, sì. Chiunque si trovi in zona può raggiungere il bocciodromo di Torre di Pordenone in via Musile 1 e partecipare alla presentazione del libro. Approfitto per informare i nostri ascoltatori che alle 22 Aaron Pettinari, che è la nostra garanzia naturalmente, sarà ospite di Antimafia 2000, quindi potete seguire anche più tardi la diretta. Bene, Walter, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera e ti auguriamo buon lavoro a te e a tutta l'associazione del Sicomoro, naturalmente. Ciao Walter. Grazie da parte mia e da parte del Sicomoro. Grazie a voi, arrivederci. Presto. Bene, se Massimo ha degli ultimi aggiornamenti. No, allora, aggiornamenti no, non ce ne sono, rimaniamo sempre con quella notizia che vi ho dato poco fa, poi nulla da segnalare, diciamo, di rilevante. Ecco Massimo, allora, visto che abbiamo ancora 3 minuti, rapidamente, un tuo commento rispetto agli umori veneti, vista la grande affluenza, la grande partecipazione alla tornata referendaria di domenica. Guarda, tu mi chiedi un parere mio, diciamo, diventa soggettivo, ma poi neanche tanto soggettivo, diciamo che sta un po' nel soggettivo e nell'oggettivo. Diciamo un po' quali sono gli umori che registri, ecco. Gli umori che registro, la gente è convinta che in questo modo si può avere un risparmio, le spese sono, diciamo, verranno limitate, si vivrà un po' meglio, eccetera. Queste sono delle pancianate e ve lo dimostro subito, perché non tanto tempo fa il presidente di quella regione che tu hai nominato ha detto bene, la pedemontana sarà fatta pagare ai veneti. Ah, così hanno riportato poi tutti i giornali, i telegiornali e i giornali radio. Dunque, se io devo andare a votare
per essere gestito da questa gente, non so, voglio dire, che differenza ci sia tra Roma o Venezia. Quindi a dato momento io non ci vado a votare, per me sono delle pagliacciate queste, e quindi andiamo avanti come sempre, insomma, cioè, se tanto mi dà tanto, voglio dire, la gente è convinta, perché molti insomma vanno via coi paraocchi, sono convinti che la Lega bisogna rimandarla al potere, che cambierà tutto, ma l'abbiamo già vista al potere, abbiamo visto che razza di politica che ne era venuta fuori, una Lega che si era messa con il partito Forza Italia. Ricordiamo che Forza Italia è un partito che è stato fondato da Marcello Dell'Utri, che nel 2014 si è beccato 7 anni, ok, per concorso a Cosa Nostra, cioè voglio dire, è stata fondata da uno che apparteneva alla mafia, cioè io non so, devo votare questa gente? Devo votare per un Veneto autonomo con queste persone qua che sono uguali a quelle giù a Roma? Non mi capito, io ho tempo da perdere, andare a votare che mi va via mezza mattinata? No, non esiste, piuttosto sto qui in redazione, ok, a fare il lavoro che c'è da fare tutti i giorni. Questo posso dirti in maniera molto molto senza tanti peli nella bocca, insomma. Grazie Massimo. Allora, sono le 19:30, noi diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a mercoledì prossimo alle 18:30, sempre per la diretta con Spazio Aperto. Vi ricordiamo l'appuntamento delle 22 con Osservatorio Antimafia, e il nostro ospite sarà l'immancabile Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000, nonché, come ricordava Walter Paron poc'anzi, autore del libro Quel terribile 92. Vi ringraziamo naturalmente, ringraziamo Rosario Moreno per averci seguito con la regia centrale da Treviso, lo salutiamo, ciao Rosario. Ciao, ciao, buonasera Rosario. A tutti quanti, ciao Ugo, ciao Antonella, ciao Massimo. Massimo, tanto noi ci vediamo fra pochi minuti per Istria Oggi. Volevo ricordare. Ah sì, bravo, ecco, hai fatto bene a ricordarlo. Alle 45 con il notiziario Istria Oggi, in collaborazione, lo ricordo, con Unione Italiana di Fiume. Bene, grazie a tutti quanti per averci seguiti, e a mercoledì prossimo o alle 22 se vorrete. Buona serata. Arrivederci.